edificio, progettato da Giuseppe Vaccaro ed inaugurato nel 1935, ha sede la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna. In essa è attivato il laboratorio dell'Istituto di Architettura e Urbanistica, costituito dalle sezioni di analisi territoriale, di progettazione assistita dal computer, di architettura, di tecniche di visualizzazione e rappresentazione. Il disegno, insieme alla fotografia, è stato lo strumento con cui principalmente si è sempre comunicato in architettura. Oggi però la tecnologia mette a disposizione nuovi strumenti e nuovi procedimenti. Il laboratorio dell'Istituto sperimenta il video, il computer, il videodisco, strumenti che diventeranno, riteniamo, sempre più importanti per l'informazione, la ricerca e la didattica. La tendenza progettuale di avvalersi di sistemi di progettazione assistita dal calcolatore, in grado di ottenere non solo disegni esecutivi in due dimensioni, ma addirittura immagini pittoriche di elevata qualità, in prospettiva, con ombre e sfumature, si manifesta per esempio nel progetto di completamento della Facoltà di Veterinaria in Ozzano Emilia, presso Bologna, di cui vengono mostrate alcune immagini. Queste sono ottenute con GBG ShapeMaker, software architettonico scritto dal CAD Lab e sviluppato in collaborazione con il laboratorio di architettura dell'Istituto. La sezione di tecniche di visualizzazione e rappresentazione ha invece l'obiettivo di studiare i modi e gli effetti della percezione dinamica dello spazio in genere ed in particolare di quello costruito. Spesso si vedono in filmati pubblicitari televisivi sequenze estremamente suggestive di architetture. Queste immagini, talvolta con animazioni che comportano costi estremamente elevati, sono prodotte da grandi società di computer grafica per mezzo di preziose apparecchiature. Il laboratorio, facendo ricorso ad attrezzature commerciali, ha messo a punto una serie di tecniche ed ha costruito alcuni strumenti idonei ad eseguire, a costi limitati, plastici, simulazioni, filmati. Le apparecchiature più importanti presenti nel laboratorio sono: un sistema di disegno computerizzato che utilizza un personal computer collegato ad un plotter speciale per fornire i pezzi necessari alla costruzione di plastici, un sistema ottico a periscopio rovesciato per effettuare riprese dei plastici anche in zone inaccessibili con lo stesso angolo visuale dell'osservatore che si ponesse nello stesso punto, un gruppo di apparecchiature per le riprese video e per il montaggio, un computer con uscita video PAL dotato di programmi grafici a 2 e 3 dimensioni capace di fornire immagini da miscelare alle sequenze riprese con la telecamera. Il laboratorio ha messo a punto alcune tecniche di attuazione di plastici con l'ausilio di un computer che riproduce dettagli costruttivi, serramenti, ornamenti direttamente sul materiale col quale si effettua il plastico stesso. Come si può vedere, i dettagli costruttivi, grazie alla precisione del plotter, sono superiori a quelli consentiti normalmente alla stessa scala. Inoltre, il plastico eseguito con le tecniche descritte prima è un oggetto fisico, tangibile, tridimensionale. Grazie alla sonda boroscopica, poi, si possono ottenere inquadrature con aperture angolari molto simili a quelle dell'occhio umano. Le immagini che si vedono riguardano la simulazione, realizzata con questa tecnica, del percorso lungo la cosiddetta strada Romea, la strada principale di Berceto, un comune dell'Appennino Parmense.
Sono ben distinguibili i restauri proposti lungo il percorso della strada e la nuova pavimentazione. Altre immagini si riferiscono invece alla valutazione di impatto paesaggistico dei progetti speciali della zona A e zona B del comune di Casalecchio di Reno, un comune alle porte di Bologna. Gli edifici del progetto sono stati simulati interamente al computer e sovrapposti in immagini dell'area girata in precedenza dall'elicottero. L'interesse del laboratorio è rivolto alle applicazioni con i videodischi. Un videodisco infatti raggruppa in sé audio ed immagini in movimento, può contenere pagine e pagine di testo, consente la ricerca delle varie informazioni in maniera facile e quasi istantanea. Inoltre, dato che non c'è contatto fisico tra il disco e l'unità di lettura, l'usura di esso è molto ridotta, per cui è legittimo ipotizzare una lunga durata del supporto. Infine, il laboratorio attua una corrispondenza di informazioni e scambio di materiale prodotto con altre istituzioni di ricerca e con biblioteche scientifiche.